Oggi alla nostra intervista parliamo di musica, ma non solo, come vedremo, e lo facciamo attraverso un libro che si intitola Luigi dalla piccola e le arti figurative. In realtà più di un libro, è un librone, ma poi ne riparliamo. Qui con noi a presentarcelo c'è l'autore Mario Ruffini, benvenuto Mario. Buongiorno. Musicologo e presidente del centro studi, del neonato centro studi Luigi dalla piccola. Allora Mario, che cos'è questa opera monumentale che tu hai scritto in ben 14 anni? Ma innanzitutto è nata quest'opera grazie a un'intuizione di Antonio Gerdovic, allora direttore generale dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze, che era istriano come Luigi dalla Piccola, che è nato appunto a Pisino d'Istria nel 1904. E avendo nel 2002 pubblicato l'opera di Luigi dalla Piccola, Catalogo ragionato, Antonio Gerdovic mi chiese di approfondire e volle partecipare con una sovvenzione importante dell'ente Cassa, che ha trovato naturalmente il suo alveo nel Dipartimento di Musica e Arti Figurative che il Kunsthistorisch Institut ha creato per me e che da allora dirigo, e questo volume è nato appunto in 14 anni di lavoro in cui abbiamo ricercato le grandi vicende del Novecento, perché questo non è un libro che parla del Novecento, delle sue tragedie del Novecento, attraverso gli occhi di Luigi dalla Piccola, attraverso le sofferenze personali e universali che il Novecento ha dato a tutti e personalmente anche a Luigi dalla Piccola. Ecco appunto, dicevamo che Luigi dalla Piccola è un compositore istriano fiorentino, perché come dicevi tu è morto poi a Firenze, e questo libro fra l'altro ha avuto il grossissimo onore di essere presentato il 28 aprile scorso in Palazzo Vecchio, con una cerimonia molto bella e molto interessante, e in questa occasione è nato il centro intitolato Dalla Piccola di cui tu sei presidente. Beh, il pericolo di fronte a un'opera che Marsilio, l'editore, ha voluto chiamare un opus magnum per Luigi dalla Piccola, dopo 14 anni di lavoro, si tratta di un libro di grande formato con 1300 immagini che raccoglie bozzetti e figurini di tutte le opere della Piccola sparse per tutti i teatri del mondo. E il pericolo era che si chiudesse un percorso, ma che in definitiva si ponesse la parola fine a quel percorso. Come ha insegnato dalla piccola, bisogna fare un passo avanti, quindi la parola fine trasformarla in inizio. Ecco che dunque l'esigenza di ampliare questo monumentale personaggio che segna veramente la centralità del Novecento italiano e non solo italiano, è stata quella di creare un centro studi che si raccordasse con i fondi Luigi della Piccola, già presenti a Firenze, che sono al Gabinetto Visse e alla Nazionale, e con tutte le altre istituzioni che erano presenti alla presentazione del volume, che sono appunto il Maggio Musicale Fiorentino, che è stata la casa della Piccola dal 1933 al 42, tutti gli anni, al Conservatorio, dove dalla Piccola ha prima studiato da allievo e poi insegnato per 30 anni. E quindi tutte le istituzioni hanno partecipato in modo corale in questa opera, in cui ciascuna delle istituzioni, anzi se vuoi le puoi ricordare, il Comune di Firenze che ha omaggiato dalla piccola già a fine anni 60, e appunto poi l'Istituto Germanico di Storia dell'Arte, l'ente Cassa di Risparmio, ora Fondazione CR Firenze, il Gabinetto Visse, la Biblioteca Nazionale, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Arti del Disegno, e come vedi c'è veramente un po' la città in rete. Perché questo personaggio è così importante? Perché, come dicevo, ha vissuto in prima persona le grandi tragedie del Novecento italiano. In occasione della Prima Guerra Mondiale suo padre era il capo degli irredentisti istriani ed è stato mandato in esilio con tutta la famiglia. E lì c'è il primo capolavoro, invece di lamentarsi, la mamma e il piccolo Luigi eliminavano l'acquisto di cose inutili per far sì che lui potesse andare a teatro. E questo esilio
è diventato l'inizio della musica per Della Piccola. Ecco, come uno dei grandi meriti Della Piccola, trasformare le tragedie in opera d'arte. Stessa cosa si è ripetuta con la Seconda Guerra Mondiale, quando sua moglie ebrea, Laura Cohen Luzzatto, peraltro vice direttrice della Biblioteca Nazionale, dove ha creato la sala musica, dove ha creato il secondo fondo Della Piccola, anche lì la tragedia delle guerre, delle leggi razziali ha portato Della Piccola a scrivere i più grandi capolavori, i canti di prigionia, il prigioniero, e poi a fine guerra, con la liberazione di Firenze, dare il nome alla figlia Anna Libera, e poi i canti di liberazione che chiudono il ciclo dei drammi della seconda guerra. Quindi un personaggio che vive le tragedie e le trasforma in opera d'arte. Dovremmo imparare tutti a fare così. Ecco, dicevamo appunto che non è poi solo un libro, un volume di musica, ma un affresco che poi percorre tutto il Novecento, come facevi notare, la nostra storia, e è anche pervaso da aspetti di religiosità. Ma ci si dimentica spesso che nell'alto Medioevo era la chiesa, la cattedrale, la basilica a raccogliere tutte le arti insieme, unite, il teatro, la musica, la poesia, la scultura, la pittura, erano tutte in chiesa. Poi col Rinascimento ciascuna delle arti si è separata, se n'è andata per conto suo, la scultura nella pinacoteca, la musica nei teatri e nelle sale da concerto, eccetera, eccetera. Il Novecento ha rappresentato il grande miracolo del nuovo inizio di un dialogo contaminato e contaminante fra le diverse arti. Gli artisti hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi le opinioni e a innestare le proprie esperienze. E Firenze è stata una delle capitali di questo miracolo, insieme a Vienna e a Parigi. Negli anni 30-40, davanti alle Giubbe Rosse, all'Antico Fattore, si ritrovavano dei giovanotti che 20 anni più tardi avrebbero avuto il premio Nobel, Quasimodo, Montale, e c'era Mario Luzzi, e c'era Dalla Piccola, e poi i grandi pittori Baccio Maria Bacci, Casorati, Peyron, quindi Colacicchi. Quindi siamo di fronte a un miracolo, che nascono le grandi riviste, nasce Solaria, no? E questa è la Firenze che vive in questa... che vive unitariamente attraverso le varie discipline artistiche, attraverso la pittura, la scultura, la poesia, i drammi, e tutti insieme attraversano queste tragedie e le trasformano ciascuno da par suo. Ecco il Novecento fiorentino meraviglioso. Quindi un libro dove si può ritrovare tutto questo. Ma oltre a Luigi Dalla Piccola, Mario, tu ti occupi anche di Bach? Ti sei sempre occupato di... Mi sono sempre occupato di Bach, perché in questo mi ricollego anche alla tua domanda di prima, cioè al problema della fede. La musica e fede sono strettamente congiunte, perché tutta la nostra storia della musica è legata alla fede. E lo stesso Dalla Piccola tutti i giorni si fermava nella chiesa di San Felice in piazza e ogni volta esclamava con le parole di Goethe: ist möglich, è possibile. E lui, alla fine del suo magistero, esprimerà con Ulisse la soluzione: es ist möglich, è possibile, facendo scoprire a Dio Ulisse. E anche Bach ovviamente ha un suo spaccato di fede, e quindi il rapporto. Poi la dodecafonia, che è vissuta da Dalla Piccola, è esattamente figlia di Bach. Siamo in una relazione strettissima, tant'è che tutte le opere del mondo dodecafonico si rifanno sempre a Bach e al nome Bach, che poi sono quattro note. E quindi è una relazione strettissima che trova nella matematica, nell'esattezza, il loro punto di incontro. Distante Bach, come il Novecento dodecafonico, dal mondo romantico, mentre unitissimi Bach e la dodecafonia di Dalla Piccola. Ecco, legato a Bach, vorrei ricordare che tu hai fondato l'associazione La Pasqua di Bach. Che ha due scopi principali: quella di riportare la musica sacra nata
per la liturgia nella liturgia, è quella di portare musica nelle carceri. Noi abbiamo creato la prima scuola di musica per i figli degli agenti di polizia penitenziaria a Sollicciano, abbiamo da tanti anni facciamo musica per i detenuti e ormai la musica è diventata, Sollicciano è diventata una delle più grandi scuole di musica italiane. E quindi tutto nel nome anche appunto di un percorso di fede e di luce. Questo volume si apre con un capitolo che si chiama Musica di luce, perché dalla piccola, un po' come accade al grande personaggio di Thomas Mann, che poi è il personaggio biblico, Giuseppe e i suoi fratelli, è come se fosse la storia, le vicende della storia, è come se lo buttasse in un grande pozzo. E tutta la sua vita è un percorso per arrivare alla luce, tant'è che la sua ultima composizione, non a caso forse, si intitola Lux, l'ultima composizione rimasta incompiuta sul leggio del compositore il giorno della morte, Lux. Ecco, trasformare con grande fatica il buio del tunnel in cui la storia lo ha cacciato in una ricerca di luce, che è una ricerca sia musicale, dodecafonica, sia politica, sia di impegno civile e sia soprattutto teologica. Progetti futuri dopo questa fatica letteraria? Beh, innanzitutto far vivere il Centro Studi della Piccola, che indubbiamente porterà il nome della Piccola a una dimensione ancora più alta. E poi posso annunciare in anteprima che il 21 giugno, solstizio d'estate, nell'ambito dell'estate musicale, dell'estate fiorentina, realizzeremo con Bach in Black una lunga maratona bachiana a Palazzo Vecchio nel Salone dei 500, con inizio alle 19 e fine alle 3 di notte, quindi quasi 10 ore di musica ininterrotta, in cui faremo tutti i concerti per pianoforte e orchestra di Bach, tutti i concerti per due pianoforti e orchestra, tutte le partite sonate per violino solo. Insomma, sarà una notte bachiana. Due anni fa a Palazzo Vecchio, nel Salone 500, sono arrivate 8.000 persone, quest'anno anche grazie a voi speriamo di arrivare a 10.000. Ecco, buon lavoro Mario, ricordiamo Mario Ruffini, Luigi dalla Piccola e le arti figurative, edito da Marsilio. Buon lavoro davvero, complimenti. Grazie. E con voi alla prossima intervista.